Ingria. Domenica 22 giugno si è tenuto a Ingria uno dei tanti appuntamenti estivi del calendario turistico della Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Ingria, settore turismo, e il Virus Team. Dopo un giro itinerante presso gli splendidi scenari della Val Soana, il gruppo dei vespisti iscritti ha pranzato presso il padiglione gastronomico, mentre verso le 14.30 è iniziata la vera e propria attrazione di questo evento ingriese, che è ormai giunto al suo decimo anno di organizzazione, ovvero la gincana cronometrata lungo le vie. Quest'anno la particolarità è stata di aggiungere lungo il percorso non solo dei binari di legno da seguire scrupolosamente per non incorrere in penalità, ma anche dei veri e propri ostacoli come le passerelle semoventi in legno, che facevano letteralmente schizzare in aria i piloti iscritti. Per fortuna nessuno è incorso in cadute e la manifestazione è proceduta tra il divertimento e gli incitamenti del pubblico a corso, con la seguente classifica. Al primo posto si è piazzato il già plurivincitore ingriese Maurizio Giacoletto, in seconda posizione Domenico Rea del Virus Team, mentre in terza e quarta rispettivamente Antonello Alessi e Nicolò Santin, quest'ultimo premiato anche come vespista proveniente da più lontano. La gara ha avuto anche una trovata dell'ultimo momento, ovvero la gara di lentezza. In pratica sono stati cronometrati circa un'altra decina di vespisti, che si sono sfidati lungo un percorso ridotto, cercando di evitare gli ostacoli e di mettere i piedi a terra, dovendoci mettere il maggior tempo possibile. In questo caso il vincitore è stato Eugenio De Santis Biozegna. Durante la premiazione tenuta dal sindaco Igor De Santis e da consigliere incaricato al turismo Andrea Cane, è stata ricordata l'importanza di continuare a rimanere tutti uniti nella grande famiglia ingriese ed organizzare simili eventi anche nei prossimi anni, sempre in collaborazione con la Pro Loco, che è il vero e proprio motore di questi successi. Il premio al despista più giovane è stato fatto ritirare da nonna Giuliana di Ingria, nipote, Luca Maglena, che con un po' di emozione ha fatto ricordare a tutti che il merito dei giovani è sempre da condividere con i nonni, ai quali si debbono non solo le origini ma anche i più bei ricordi dell'infanzia.